Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova video intervista per quanto riguarda il coaching online. Oggi abbiamo il Super Luca Romano, per chi non lo conoscesse, è un YouTuber, gym talker, Faccio tutto, ragazzi. chi più ne ha più ne metta e attualmente anche street lifter di successo. Veramente una roba formidabile. Di successo ci proviamo, ma piano piano il successo lo avremo anche nelle gare. Piano piano. Arriviamo. Allora Lu, dai, di tu chi sei, cosa fai e perché siamo qui a fare questa video intervista, magari da quanto abbiamo iniziato il percorso. Allora, io ho iniziato con Luca da 6 mesi. E inizialmente avevo iniziato con lui per quanto riguarda le skill, perché mi sembrava di essere bravetto nelle skill. Avevo preso il front lever senza allenarlo, mi ricordo, e con lui mi ricordo siamo migliorati molto velocemente anche nella planche. Ero arrivato ad una straddle. Poi però Luca mi ha detto: "Luca, secondo me fidati, tu sei portato nello streetlifting." Io mi stavo stufando un pochino delle skill, perché comunque è un po' sempre la stessa cosa e poi io sono più innamorato della forza bruta, infatti mi piaceva anche il powerlifting e tutto. E così abbiamo deciso di impegnarci e provare nello streetlifting, mi sono fidato ciecamente. E devo dire con successo, con risultati più che buoni. Appunto, dove eri prima? Parliamo un attimo magari di Di massimali di un numeri. po' di tempo fa. Allora, 5-6 mesi fa avevo 150 di squat, zero di muscle up, cioè non sapevo farlo, circa un 50-60 di dip e circa un 45-50 di trazioni. Adesso ho 210 fatti di squat, ma forse qualcosa in più. Di dip sto vicino ai 100 kg, è il prossimo Ovviamente, obiettivo. ragazzi, non abbiamo provato ancora cioè, Esatto. Luca migliora talmente velocemente che è impossibile anche stare dietro a livello di provare i massimali, di testarli e tutto. Noi stiamo lavorando, i progressi in allenamento sono devastanti, quindi non avrebbe neanche senso mettersi a provare i massimali tutti i mesi. Sono massimali stimati. Anche nel chin up sto poco sotto i 70. Comunque basta guardare qualche video e ve ne rendete conto, anzi, secondo me sono anche sottostimati. Dici? Sì. Ottimo. E invece muscle up, che è il mio punto debole. Muscle up non avendolo mai allenato, diciamo seriamente, rispetto magari di squat e trazioni, che più o meno anche quelle si fanno nella classica sala pesi come faceva Luca. Muscle up è un esercizio molto specifico che stiamo ovviamente migliorando anche quello. Ci abbiamo un pochettino di intoppi anche dovuto alla massa che ha fatto Luca, che ha preso abbastanza chili, quindi non vi preoccupate che tiriamo su anche quello. Infatti specifichiamo che io gareggio, vorrei gareggiare nella meno 73, però adesso sto sui 79 kg, è un po' di ciccetta c'è e devo toglierla per lavorare su questo muscle up. Assolutamente. Che tipo di costo emotivo hai riscontrato tramite questi miglioramenti? Cioè, che soddisfazione ti hanno dato? Beh ragazzi, è effettivamente una bella soddisfazione. Cioè, mettere circa 120 kg sul totale in 5-6 mesi ovviamente è una grande soddisfazione. Comunque, ragazzi, nell'allenamento una cosa è allenarsi e fare sempre gli stessi carichi, è una cosa è allenarsi e passare da 150 a 210 di squat. Cioè, vai in palestra con un altro spirito, un'altra voglia, un'altra convinzione. È un'altra cosa, cioè, non prendiamoci in giro. Assolutamente. C'è da dire anche che non tutti possono avere questi tipi di miglioramenti, ragazzi. Assolutamente non vogliamo promettere niente a nessuno, però tramite il giusto allenamento, la programmazione ben strutturata, guardate Luca quanto effettivamente è riuscito ad esprimere il suo potenziale, che magari è sempre stato comunque, tra virgolette, portato per un esercizio come lo squat, ma non lo sapeva neanche lui perché probabilmente non si stava allenando come doveva, come poteva allenarsi, e quindi era sostanzialmente un potenziale inespresso che adesso piano piano stiamo tirando fuori. Sì, facevo diciamo uno squat a settimana nei 3-4 mesi prima che iniziassi con lui. Ogni tanto lo saltavo anche perché diciamo mi era venuta questa fissa delle skill, quindi avete capito, dai. Ok Lu, e quali erano i dubbi, le paure che avevi prima di iniziare questo percorso? Magari qualche credenza limitante, qualcosa che appunto poi effettivamente è stata sfatata dal nostro percorso? Ma
Diciamo, cioè... è vero che noi comunque ci eravamo già conosciuti prima, quindi probabilmente tu sei andato anche a botta sicura. Sì, cioè io ricordo quando ho fatto la chiamata con lui, ragazzi, è durata tipo 7-8 minuti perché comunque già ci conoscevamo, io già gli avevo detto che avrei voluto iniziare, quindi io dubbi veri non ne avevo. Magari l'unico dubbio che potevo avere era quello di deludere sotto il punto di vista delle performance, ma per fortuna è andata meglio di come pensassi. Anzi, assolutamente, qualsiasi pronostico è stato stracciato. Sì, per fortuna. E siamo contenti così, assolutamente. Poi a livello di fastidi, infortuni, ne abbiamo avuti... Ecco, esatto. Solamente forse un fastidio, appunto, questo... Ma prima che iniziassi con Luca, ricordo che io avevo un piccolino, diciamo, problema per l'epitrocleite sui gomiti. Molto diffuso nel calisthenics. Sì, anche. Perché, vabbè, avevo fatto un po' di errori, un po' di cavolate, i classici, e anche delle partite, diciamo, a braccio di ferro che mi avevano crepato. Invece, da quando ho iniziato con lui, effettivamente dolori zero, tranne... poca roba nell'ultimo periodo, però, perché ho fatto un bel periodo di accumulo. E anche dovuto poi alla pesante massa che hai fatto. Esatto, ma che comunque è roba da poco, cioè sono quei dolorini che vengono intanto che faccio il muscle up, ma poi il giorno dopo sono come nuovo. Assolutamente, assolutamente. E questo è indubbiamente una cosa ottima, anche perché avendo alzato i carichi così velocemente, essendo migliorati così velocemente, è difficile poi stare al passo a livello di condizionamento tendineo e a livello di prevenzione di infortuni anche articolari. Quindi questo qua sicuramente è un successone che ha avuto il nostro percorso. Bene Lu, se dovessi consigliare o raccomandarmi al tuo miglior amico, che cosa gli diresti, quali consigli vorresti dargli? Farei un complimento in particolare al suo servizio, che è la disponibilità, fondamentalmente. Cioè, il fatto che mi ha stupito di più del suo servizio, a parte il programma, che magari soprattutto prima non ero molto in grado di valutare un programma di forza, perché io effettivamente non l'avevo mai allenata o mai studiata, una cosa che mi ha stupito subito è stata la disponibilità. Cioè, per esempio, se io gli mando un messaggio, un video, di solito 5 minuti ho la risposta, correzione e tutto quanto. E quello comunque, ragazzi, in un servizio di coaching online è importante, è essenziale. Soprattutto poi vabbè, lui mi manda anche video tra una serie e l'altra, dice Luca cosa ne pensi, eh? Poi io sono subito disponibile a dargli qualche correzione per evitare poi che possa fare la serie dopo magari male, senza appunto le correzioni dovute. Quindi questo sicuramente punto tantissimo sul, appunto, sul supporto costante, sì. Sul supporto costante, perché e indubbiamente se magari fai male, vabbè, adesso tra una serie e l'altra è anche esagerato, però magari a fine allenamento se mi mandi dei video, io non te li correggo, poi magari il giorno dopo hai gli stessi esercizi e vai a sbagliarli 2 giorni di fila, e questa cosa non deve assolutamente accadere. No, sì, ma è quasi, diciamo, una via di mezzo tra live coaching e coaching online, perché comunque effettivamente a me, adesso lui dice di no, però a me capita spesso che io gli mando la prima serie, lui mi dice cosa sbaglio e in quella dopo provo a correggerla subito. Poi è ovvio che non capiti con tutte le serie, perché cioè non è che sta 24 ore su 24 davanti al computer, però spesso effettivamente mi capita. Niente Lu, ti ringrazio per questa video intervista. Adesso noi andiamo in palestra a stupirvi ancora. Seguite Luca se non lo seguite, ovviamente, e trovate tutti i link in descrizione. Speriamo in una collaborazione ancora lunga e andiamo a prenderci questi campionati italiani. Andiamo a prenderci queste gare. Lo diciamo così, dobbiamo farlo per forza. Sì, ma io già l'ho detto. Ragazzi, siamo pieni di voglia e di carica. Non ci tireremo indietro. Perfetto ragazzi, grazie mille a tutti per la visione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!